Avete visto che a Bologna c'è stato un caso di leishmania e vogliono testare tutti i cani a 300 metri di raggio da dove è stato il caso umano di leishmania, che tecnicamente è un grosso errore proprio di valutazione, perché il cane c'entra relativo in questa cosa. Cioè addirittura nel cane è difficilissimo prelevare la leishmania e andarla a iniettare in un umano. Quindi parleremo di questa cosa, così se vi capita di adottare un cane dal sud, parlare col vostro veterinario, avete del materiale, va bene? Ora io piano piano vi istruisco, vi giuro che vi istruisco, va bene? Chi è che ha fatto la teleconsulenza da poco con me? Vediamo, da poco. Ah, vero, Danila. Ciao Danila, buongiorno. Vabbè, tu Romina sei una vecchia, Giulia. Ciao, ciao. Grazie, Gianluca. Vecchia in senso storico. Noi Noi ci l'abbiamo siamo fatta l'anno scorso. sentiti Forse qualche l'abbiamo giorno fatta nel fa. 2020 quasi quasi. Io sono nuova, ragazzi. Elan, Ciao a tutti. dove sei? Ciao. Dove sei che non ti vedo? Lara, Anche non mi io. vedi? Lara, quindi di nuovo, alzate la mano chi è nuovo. Eccomi. Ma avete studiato o siete proprio vuoti? Ah, no, là, Elena tu non sei. Elena tu sei la veterinaria, la futura veterinaria, giusto? Magari. Allora ragazzi, se siete d'accordo iniziamo, siamo 69 persone. Ora li farai Provo entrare anche Fede, io. chiuda. Visualizza sala d'aspetto, ce n'è ancora in sala d'aspetto. Ora, l'unico problema è che fino a che non li facciamo entrare tutti, non mi fa andare il computer. Vediamo. Allora, Fede, ci sei da qualche parte? Fede è scomparsa, che doveva aiutarmi. Ora vi faccio aiutare da Luana. Allora, Luana, faccio una cosa, ti faccio Li ho co-organizzatrice. fatti entrare, Gianluca. Bravo, ora faccio co-organizzatrice anche Luana, perché se dovessi perdere la connessione mi dovete far entrare. Ok, quindi se io dovessi, se Luana sei co-organizzatrice, quindi insieme a Federica, se dovessimo perdere la connessione, No, no. mi dovete ammettere. Vai. Ok, vediamo, dai. Allora, ragazzi, prima di iniziare, 5 minuti, avete qualche dubbio, qualche domanda, qualcosa che mi dovevate chiedere così? Lo faremo anche alla fine. C'è qualcuno che ha una domandina? Io già ho 1, 2, 4 mani alzate. Ma può essere mai? Può essere. Le mani alzate, volete dire qualcosa? Lucilla. Lucilla, c'è la mano alzata. Niente. C'è Lara. Lara, noi. Lara, Ciao. allora. No, ci sono, scusate, eccomi. Sì, Prego, prego. aspetta Scusa. Lara. Eccomi, Sei Lucilla? Giulia, hai detto. Giulia, dimmi. No, Scusa. No, non lo so, che ho la sentito domanda Giulia. è, avete, allora, facciamo una cosa. Prima di iniziare, avete qualche domanda che vi assilla, che volete la domanda e non potete stare per un'ora ad ascoltare? Lara. No, C'era per qualcosa un'ora. che volevo chiedere, Lara? Lara Motta. Guarda, chiedo una banalità. Oh, aspetto, se no il video non è un problema. Il tracker. Ok, io ho anche un gatto. È un problema? No, per il Drager no, però non glielo darei a bere, però non è un problema. No, Ah no, io posso dare da beve? da bere no. Peccato, Oh, guarda. non è un problema. No, non è un problema. Allora, Lara Motta, avevi la mano alzata, mi devi chiedere qualcosa? No, vabbè, qualcosa di particolare no, nel senso che io aspettavo questa serata per poi fare gli esami a Etti, perché come avevo scritto anche a Federica, lei sta benissimo, però io volevo chiederti questa cosa, cioè l'aspetto, senza l'esito degli esami, l'aspetto, diciamo, estetico del cane, tipo gli occhi, il pelo, possono far presagire sicuramente a un miglioramento, oppure non dico una negativizzazione, però cioè, io la Allora, vedo molto ti bene, spiego. mangia, gioca, è Bravo. molto. Allora, questo ne parleremo durante la serata, ma essere infetto da leishmania non vuol dire essere malati. Cioè c'è un numero di parassiti tale dentro il corpo che praticamente non attiva la risposta immunitaria. Non attivando risposta immunitaria, Guarda, ma io il posso. soggetto non si ammala. Aspetta che spengo i microfoni, sennò vi sentiamo tutti. Aspetta, attenzione. Praticamente ti stavo dicendo. Sotto un determinato numero di parassiti nel corpo non si attiva il sistema immunitario. Fino a che non si attiva il sistema immunitario non c'è malattia. Cioè, quando i parassiti entrano dentro il corpo del cane, avremo modo di parlarne, non è detto che si inneschi la malattia. Cioè, l'infezione non è correlata alla malattia. Quindi, se tu fai la cura e abbassi le leishmanie a un livello tale che il sistema immunitario praticamente non le vede più,
il soggetto non va più in malattia e può rimanere così fino poi ad andarsene per vecchiaia. Certo. Poi grazie agli immunostimolanti, grazie al domperidone, ai funghi, a tutti quei prodotti che stiamo utilizzando, si attiva il sistema immunitario buono e piano piano li distrugge, ok? Quando otteniamo la negativizzazione parassitologica, noi non arriviamo a distruggerle tutte, perché statisticamente magari una in giro c'è, però sono talmente poche che il sistema immunitario cattivo non è acceso e quello buono si può piano piano permettere di ucciderle. Per quello poi negativizza dopo 5 anni, perché ha il titolo anticorpale. Perché ne rimane qualcuna, magari pochissime, il sistema immunitario ci mette del tempo per andarsela a distruggere e poi negativizza. Per quello quando finite la cura vi esortiamo a fare i controlli ogni 2, 3, 4 mesi per vedere che non si riattivi il sistema immunitario cattivo e la malattia riparte, ok? Sì, adesso lei stava facendo l'ASGARD, lo sciroppo, un mese sì, un mese no, adesso è ora di fare l'esame. Ma facciamo tutto l'iter completo, così vediamo che stadio è, com'è, bravo, sì, tutto. Vabbè, ma se è asintomatico, come dici tu, potrebbe essere un secondo stadio, quindi magari ha pochissime leishmanie, il sistema immunitario è fermo e tu non hai problematiche, diciamo, può stare così da natural durante. Certo. Okay. Allora ragazzi, io direi di partire, siamo 70. Grazie mille. Di nulla, Lara. Allora, e poi a metà magari facciamo qualche intervento, va bene? Allora, io va bene, grazie. Ho preparato qualcosa. Allora, che facciamo leggere, Federica? Fede, leggi tu? Vai. Aspetta, dai. Devo togliere il culo. Allora, così rispondiamo un po' a tutti. Allora, vai Federica. Dobbiamo passare il volume di qualcuno però, perché aspetta, sennò non sento. Che lo faccio io. Allora ragazzi, vi dico una cosa. Allora, vi spegniamo i microfoni. Teniamo accesi che Federica. Che tempo dopo la realizzazione di questa fiction che... Tutte le volte che qualcuno avrà il microfono acceso glielo spegniamo, se non riusciamo a spegnerlo, diciamo così, proveremo a rimetterlo in sala d'aspetto, va bene? Che ci sennò sentiamo tutto quello che fate a casa. Allora Fede, accenditi il tuo microfono. Fatto. Fatto. Allora, vai, comincia. Cos'è la leishmania? Allora, prova a leggere. È un piccolissimo essere vivente che riesce a sopravvivere all'interno di molte specie animali. Allora, questa frase non è a caso, nel senso che a noi ci hanno sempre detto a scuola che la leishmania era un parassita del cane. Cioè, era il cane a essere il serbatoio. Oggi sappiamo che la leishmania vive dentro tantissimi esseri viventi, addirittura è stato trovato nelle lucertole, è stato trovato nelle tartarughe di terra e praticamente in alcune zone è presente in quasi tutti gli animali selvatici. Allora, riesce a vivere dentro gli invertebrati, quindi gli insetti, e voi lo sapete, ormai penso lo sapete tutti, l'insetto in cui vive meglio è il Phlebotomus papatasi, che è questo insetto che fa da veicolo, però anche lui si infetta di leishmania. Praticamente cosa succede? Il flebotomo riesce a pungere, si infetta da un animale infetto che può essere una lepre, un coniglio o tutti gli animali che vivono in zone selvatiche, preleva la leishmania, ha bisogno di infettarsi lui per poterla trasmettere, perché non dovete immaginare che il flebotomo punge un animale che può essere qualunque animale selvatico, prende una leishmania dal sangue e riuscirà a ritrasmetterla, dovrà infettarsi. Però per poterlo fare ci vuole del tempo. Questo è il motivo perché al nord Italia i casi di leishmania sono minori rispetto al sud. Perché al sud Italia abbiamo queste primavere lunghissime, poi immaginate che da noi la primavera inizia fine febbraio, inizio marzo e fino a ora siamo ancora in primavera. Quindi il pappataggio sopravvive molto di più rispetto al nord Italia, prende le leishmanie dagli animali selvatici, le replica, le infetta e sarà più facile poi trasmetterle agli animali che pungerà secondariamente. Invece al nord Italia, anche se non è vero perché le stagioni stanno cambiando, la primavera è più corta, le zanzare fanno fatica a sopravvivere molti mesi e quindi non hanno il tempo di infettarsi e pungere qualcuno. Però il fatto di avere molti focolai anche in nord Italia è dovuto al fatto che le primavere si stanno allungando. Questo ormai è su tutti. Vai Federica. Il cane non è il serbatoio naturale della malattia. Ok, a noi all'università, se vedete la pagina relativa alla leishmania, c'è scritto malattia del cane incurabile
che si trasmette all'uomo, si dice che è una zoonosi. In realtà non è la malattia del cane, il cane è, diciamo così, ci si è trovato in mezzo, e ora vi spiego perché. Vai Fede. Perché il lupo, il cane, è un lupo domesticato, la cui origine risale a non più di 20.000 anni fa. Beh, lo sappiamo tutti che il cane in natura, così com'è, non esiste. Non è che in natura esiste il bulldog francese o il pastore tedesco. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i lupi, li abbiamo selezionati e domesticati più o meno 20.000 anni fa e ce li siamo portati un po' dappertutto. Questa foto l'ha fatta praticamente un istituto in Trentino che ha monitorato dove vivono i lupi in natura. Il lupo, e qui potete trovare l'articolo in cui c'è proprio la distribuzione e l'habitat dei carnivori in Trentino, praticamente ha dimostrato che i lupi prediligono zone particolarmente fredde, normalmente zone elevate, 1500, 1600, infatti dove vivono? Lo vedete nel grafico, la dorsale appenninica, le Alpi e tutte le zone dove ci sono dei monti. Poi cosa abbiamo fatto? L'uomo ci ha messo del suo. Abbiamo preso il lupo, l'abbiamo trasformato nel pastore tedesco, nel carlino, nel barboncino, nel segugio e ce lo siamo portati in tutto il mondo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato una specie montana, perché alla fine il lupo è una specie montana dove i pappataci non c'erano, e ce lo siamo portati in tutto il globo, anche nelle zone in cui è presente la malattia. Ora vi faccio vedere una cosa, questa è la mappa di distribuzione del lupo selvatico e ve l'ho messa in confronto con la mappa delle temperature. Il lupo non le predilige le zone costiere e le zone calde, predilige le zone alpine e la dorsale. Perché? Perché voi ve lo immaginate un lupo vivere in mezzo alle zanzare? Io non so chi di voi si è coricato, chi si è addormentato nella maga in giardino alle 7 del pomeriggio, no? Che ci distruggono. Il lupo, se può scegliere, vive ad altitudini più alte. E vi racconto una cosa. Vi siete accorti che il cane ha difficoltà a disperdere la temperatura? Cioè se lo lasciate in macchina gli viene il colpo di calore, se lo fate correre troppo d'estate soffre il caldo, perché il cane, essendo diretto discendente del lupo, non ha un sistema di raffreddamento efficace perché vivrebbe in montagna. Se guardate, ecco, questo è il grafico di poco fa, se guardate la distribuzione della leishmania in Italia, il grafico di sinistra è la distribuzione della leishmania, come vedete l'ascia è l'immagine speculare di quello che sarebbe la distribuzione del lupo, il rosso è dove c'è la leishmania, il bianco dove non c'è. Quindi se ci fate caso al grafico di poco fa, dove ci vive il lupo in teoria non ci sarebbe la leishmania. Appunto questo è la dimostrazione del fatto che il cane si è trovato in mezzo negli ultimi 20.000 anni con la leishmania. Ok, quindi il cane è un ospite occasionale dell'ultimo periodo, che vuol dire? Noi tutti stiamo dando, anche l'ASP sta dando la colpa al cane di focolai di leishmania, ma il cane c'entra relativamente poco, cioè si c'è trovato proprio in mezzo. Okay, questa foto parla chiarissimo, no? Allora, come si diffonde la malattia? Allora, abbiamo il vecchio modello, il vedello che ho studiato io a scuola. Io cosa ho studiato a scuola? Che c'è il cane malato ha le leishmania nel sangue, il flebotomo papatasi punge questo cane, poi nel suo tragitto punge un altro cane sano e infetta la malattia. Questo modello, così, io mi sono laureato con questo modello, ma ha dei grandissimi buchi, delle falle. E ve le spiego. Vecchio modello non spiega come si contagiano i cani isolati. Perché? Se io prendo un cane, qua c'è il collega Artale, lo sa benissimo, se io prendo un cane e lo metto in una villetta in campagna isolatissima, senza cani, a distanza di anche 10 chilometri, nel giro di qualche anno il cane svilupperà leishmania se esposto al flebotomo. Allora, ma se il contagio avviene attraverso i cani, com'è possibile che il cane isolato si infetta? E un altro buco che lascia questa teoria. Com'è possibile che si infettino sia gli esseri umani che gli animali selvatici dove non ci sono i cani? Ora c'è uno studio che ha dimostrato che in un'isola spagnola dove non ci sono cani, i topi sono naturalmente infetti da leishmania. Quindi com'è possibile? Quindi il cane c'entra o non c'entra? Allora esiste un nuovo modello di diffusione della malattia che comincia a prendere piede nel mondo scientifico. Praticamente esistono questi animali selvatici naturalmente infetti, all'interno dei quali la malattia non sviluppa o comunque non crea quello che vedete nel cane quando il sistema immunitario perde il controllo. Il flebotomo punge questi animali e trasmette la malattia ad altri animali. Logicamente, se durante la sua vita punge un cane sano o una persona, trasmetterà la malattia.
Il nuovo modello spiega benissimo l'infezione dei cani isolati, cioè prendo il cane, lo metto in un posto dove non ci sono altri cani, lo troverò infetto, perché è difficile non avere animali selvatici nelle zone. Aspettate ragazzi che chiudiamo un microfono. Fede, ci pensi tu a chiudere i microfoni? Ci provo. Ok. Ora c'è un articolo proprio recentissimo, se lo vedete, ottobre 2021, quindi proprio di adesso. Ruolo dei conigli selvatici come serbatoi di Leishmania in un punto caldo mediterraneo non epidemico in Spagna. È tradotto da Google, ma vi spiego. Praticamente in Spagna hanno avuto negli ultimi anni un aumento esponenziale dei casi di Leishmania umana, non veterinaria, umana. Non riuscivano a collegare come mai in zone dove non ci fossero i cani, ci fossero le Leishmanie umane, ma parliamo di 10 o 12 mila casi, non parliamo di 4 casi, hanno scoperto che sono stati legati a una politica fatta alcuni anni fa di ripopolamento di alcune aree suburbane con i conigli. Quindi cosa hanno fatto? Hanno ripopolato queste aree con dei conigli selvatici. I conigli sono un serbatoio per la Leishmania, cioè prendono la Leishmania ma non hanno i sintomi. Il pappadacio, appunto, questi conigli e poi appunto l'uomo. Quindi le teorie sulla diffusione stanno cambiando. Per quello vi dico, c'è veramente un problema quando c'è un caso umano in una città come Bologna, andare a testare i cani non è lì la soluzione. Allora, quindi su cosa dobbiamo spostare la nostra attenzione quando parliamo di prevenzione? La prima cosa che dobbiamo fare è non attirare gli animali selvatici. Io sento dire, ah, in quel parco non ci vado perché c'è stato un cane con la Leishmania. E qualcuno l'ha scritto anche nel gruppo che hanno fatto la disinfestazione di questi parchi, no? Un'altra cosa importante è ridurre la presenza di questo flebotomo, di questi insetti vettori. Tutte le situazioni di degrado, quindi giardini abbandonati, cataste di legno, situazioni che permettono l'annidamento dei topi, potenzialmente ti permetteranno l'instaurarsi dell'infezione. Quindi ricordiamo che topi e pappataci condividono gli stessi ambienti. Quando fate le teleconsulenze vi spiego che il pappataccio è un insetto che vive nelle tane dei topi. Tant'è vero che noi coltiviamo il pappataccio nelle feci o dei conigli o dei topi. Lui vive dentro le loro tane. Quindi quando facciamo in modo di ridurre il numero dei topi, riduciamo nello stesso momento il numero dei pappataci. Quindi come si deve lavorare in quest'ambito? Io mi riferisco anche a chi è rifugio, chi è ai canili. Quando c'è l'idea di lasciare le ciotole piene perché il poverino il cane deve mangiare, ok, quello che succede è che lasciando le ciotole piene avremo un numero elevatissimo di topi, perché a un certo punto il cane è sazio, non ci va appresso, non tutti i cani cacciano i topi, e aumenta il numero di topi nei rifugi. Rifiuti, la stessa cosa. Io certe volte vado a vedere canili in cui ci sono degli angoli del canile dove si accatastano mensole, mattoni, mattonacci, tutto quello che non si sa dove metterlo si mette in un angolo del canile. Logicamente sollevando una di queste tavole, poi sotto ci sono i topi ed è lo stesso ambiente dei pappataci. Quindi lì bisogna fare molta attenzione alla pulizia, perché topi e pappataci, già ve lo ripeto, l'ambiente di sopravvivenza è uguale. Ora parliamo di una credenza che mi ha detto una signora: ho tolto tutte le vasche d'acqua. C'è la credenza che il pappataccio, essendo tecnicamente un animale che punge come la zanzara, vive in acqua. No, se c'è un'alluvione, il pappataccio è una mosca e muore. Le pozze d'acqua permettono lo sviluppo delle zanzare. Ecco perché al nord Italia abbiamo più problemi con la filaria e meno con la Leishmania, perché tutti quei fossi, tutte quelle raccolte d'acqua rendono difficile la sopravvivenza al flebotomo. Quindi pensiamoci prima di andare a smontare la piscina per paura della Leishmania. Okay? Allora, cosa importantissima, e questo mi rivolgo sempre a chi ha tanti cani: il flebotomo depone le uova nelle feci degli animali. Quindi se abbiamo quella zona a nord della casa particolarmente fresca dove il cane va a fare la cacca e la puliamo una volta a settimana, ricordatevi che stiamo creando l'ambiente idoneo per lo sviluppo dei pappataci. Canile, lo so che è esageratamente impegnativo togliere le cacche tutti i giorni, ma questa è una strategia ottima e efficace per ridurre lo sviluppo dei pappataci. Allora, poi non so chi si ricordi questa pubblicità, io lo vedevo nei giornali di mia nonna, no? Contro i pappataci, fortunatamente, mentre contro i topi diventa pericoloso andare a utilizzare le esche perché si possono avvelenare i cani, contro i pappataci possiamo usare alcuni prodotti attivi.
Noi nominiamo il Dragger perché è uno dei primi che io ho usato ed ho testato in tutti i modi, ma vanno bene qualunque cipermetrina microincapsulata. Parliamone un attimo così ci leviamo questo dente. La cipermetrina è un piretroide, un insetticida a bassa tossicità e bassa latenza, cioè cosa vuol dire? Dopo alcuni giorni perde l'effetto. Sarebbe tossico per i gatti a determinati dosaggi. La cipermetrina microincapsulata è fatta in nanotecnologia, cioè è fatta da una piccola pallina di, immaginate, di sapone, dentro il quale è contenuta la molecola. Questo cosa fa? La protegge dai raggi solari e quindi dura qualche giorno in più, non, invece di durare 3 giorni ne dura anche 10-12, riduce la quantità necessaria per uccidere gli insetti perché queste microbolle di sapone la fanno entrare meglio dentro il sistema nervoso dell'insetto, ne blocca l'odore, perché chi di voi ha odorato le cipermetrine non incapsulate fanno odore di veleno, e seconda cosa, permettono di utilizzarne come quantità talmente poca che non è tossica per i gatti. Io vi ho detto che in sicurezza potete usarlo 1 ml per litro, ma mi sono andato a vedere tutti gli studi di tossicità, potete usarlo senza grossi problemi fino a 10 ml per litro. Logicamente se ho un allevamento di gatti non spruzzerò sopra i gatti. Ricordatevi che una volta assorbito dal pavimento, la cipermetrina scompare o almeno rimane adesa al pavimento e il gatto non si intossicherà. Ok, lo stesso vale per i cavalli. Allora, comprendiamo insieme la malattia. Allora, qui si parte nel discorso di Lara relativo alla malattia. Allora, facciamo una piccola pausa sulla prevenzione, cioè, su quello che è l'annidamento del pappagallo. Vediamo se avete qualche vi è rimasto qualche dubbio relativo ai pappagalli e alla diffusione prima di passare a grandi linee alla malattia? Tutti muti. Io ho una domanda. Chi è? Giulia. Avvio pure il video. Allora, vabbè, non so, forse, vabbè, la pongo poi, vediamo. Il pappadacio, ok? È un insettino. Sì. In quale area, cioè, quanto può andare lontano da dove ha la, diciamo, la tana, ecco? Una 60 di metri, più o meno. Una 60 di metri, ok. Questo è il motivo perché la distribuzione della malattia non è come la filaria dovunque. Si dice che ha macchia di leopardo, cioè può essere che una villetta il cane si infetta, nella villetta successiva no. Perché in una villetta c'è l'annidamento dei topi o dei conigli, loro albergano la malattia, nella villetta accanto magari sono di una pulizia estrema e la malattia non ci arriva. Ok. Mentre per la zanzara i metri sono molto di più. Allora c'è Francesca Brandini che ha alzato la mano. Francesca, dimmi. Allora fate una cosa, alzate la mano per parlare, ve lo fa vedere. Lo sapete come si alza la mano sotto? Cioè è scritto reazioni. Comunque Francesca, dimmi. Sì, ciao, buonasera prima di tutto. Allora, ascolta, io ho anche una cavalla e 2 coniglietti, vabbè, di quelli da compagnia, che tengo fuori. Possono essere un problema se ho un cane già presso di me che ha la leishmania? Cioè, vediamo se ho capito. Tu vuoi sapere se il cane, avendo la leishmania, può trasmettere la malattia a questi animali? Sì, o viceversa. Allora, partiamo dal presupposto che se il cane ha la malattia va curato. Sì, perché quello lo stiamo già facendo. Non può stare così. Ok. Considera che dopo che inizi la cura, la quantità di leishmania nel sangue si azzera e quindi non è possibile prelevare le leishmania dal sangue del cane. Cioè, mm-hmm. È difficilissimo prelevare del sangue infetto dal cane. Proprio difficilissimo. Gli studi retrospettivi hanno dimostrato che i casi umani di leishmania nessuno aveva il cane. Cioè, okay. Chi aveva il cane con la leishmania non si è ammalato nessuno. E dal cane è difficile, un ospite definitivo in cui la leishmania non esce. Quindi entra ma non riesce a uscire. Se il coniglio vive fuori, cioè proprio libero, e vive in zona endemica, probabilmente ha la leishmania sintomatica, perché il coniglio alberga la leishmania in modo asintomatico. Ci sono casi di cavalli con la leishmania e anche loro, come le capre e le mucche, hanno la leishmania asintomatica. Okay. Per esempio in Iran, che mi ero studiato per un webinar di tanti mesi fa le pubblicazioni, in Iran il contagio della leishmania umana avviene attraverso le capre. Mm-hmm. E loro, tu devi immaginare, le capre fanno questa cacca a pallini che è un ottimo pabulum cioè dove può vivere il pappadacio. Sì. In Iran hanno questi villaggi in cui vivono con le capre. Il pappadacio punge la capra che è totalmente asintomatica, punge un bambino e gli trasmette la malattia. Okay. Però io ho avuto i cavalli, e tanti cavalli, ho avuto cani, gatti, tutti gli animali, difficilissimo che tu ti fai mordere
tutta la notte dai pappagalli fino a farti incazzare, ok? Perché sì, è tuo, non è tanto della, degli animali, perché gli animali... Aspetta, allora devo capire chi è che accende il microfono e mi parla sotto. Cioè ogni tanto qualcuno che parte, Federica, pensaci tu nel caso. Praticamente il rischio è più che altro umano, più che gli animali, perché coniglio e cavallo la possono albergare senza sintomi. L'uomo e il cane hanno lo stesso problema. Se la prendono, prima o poi svilupperanno i sintomi. Ok. Ci siamo? Sì, sì, ok. Quindi comunque per prudenza, cioè siccome mi hai detto che nella cacca praticamente dei conigli e del cavallo è l'ambiente ideale per il papataccio, sì, e quindi per sicurezza una sessantina di metri dovrei essere tranquilla. Certo, certo. Ok, perfetto. Vabbè, ma il cane lo devi curare però. No, no, ma il cane lo stiamo già curando. Poi okay, sto seguendo già da un po' i tuoi consigli, quindi gli diamo funghetti, l'olio di cocco, tutto qua. Ah, bravissimo. Allora, Francesca, c'è Francesca, dimmi tutto. Francesca Brandani, abbassi la mano, per favore. Sì, vero, cioè, abbassate le mani, se no rimanete in prima fila. Vai, Francesca. Ciao, io volevo chiedere se anche... faccio una cosa, Francesca, ti stacco l'audio e poi lo riattacchi da solo, ok? Sì. Allora, qualcuno di voi ha l'audio che gli parte da solo, nel caso vi metto in sala d'aspetto se riesco a capire che e poi rientrate, ok? Vai, dimmi, Francesca. Ciao, allora volevo sapere se anche il riccio, il porco spino, può essere vettore della leishmania. Sicuramente sì, sicuramente sì. E se lo cerchi su PubMed c'è un esame in cui hanno fatto le prove e il riccio è uno degli animali che ce l'ha. Ok, grazie. Prego, poi? Allora c'è Elisa, Elisa vai, c'è Mimmo pure. È Mimmo? È vero che è Mimmo, no? Un veterinario? Ciao. Ciao. Allora Elisa, ci disse che il flebotomo faceva 30 km dopo aver punto. Sì, con la macchina però. no, infatti disse, è possibile. No, è però un pochino troppo piccolo, se tu lo vedi sembra un moscerino della frutta quasi quasi. È molto stanziale, lui si allontana pochissimo dalla tana del coniglio del topo, proprio ci vive dentro o sotto le siepi, e si allontana pochissimo, praticamente la... L'ho studiato quando cercavo di capire come funzionava il contagio. Praticamente il pappagallo fa così, alle tre, esce dalla tana per gli accoppiamenti. E gli vedi fare una danza simile, non simile proprio a quella degli insetti. Però Le tre e mezza del pomeriggio escono per fare la danza amorosa. Non è specifica come quella della zanzara, però li vedi che stanno tutti in fila, tipo uno sopra l'altro, e stanno fermi. E quello è il momento in cui loro si fanno tutte le loro cosine, no? Questa danza amorosa finisce più o meno verso le 5, 5 e mezza, e poi lì, logicamente, c'è chi fuma la sigaretta e chi mangia, loro mangiano, no? Ok. E quindi poi, logicamente, o tornano a trovare il topo o trova il cane, ok? E quella è la problematica. Però considera che è una questione di picco. Alle 5, 5 e mezza hanno il picco di morso, ma se il cane sta fuori, comunque il rischio che vengano morsi è tutta la giornata. Però il picco è alle 5 del pomeriggio. Cioè se devo scegliere quando far uscire il cane, lo faccio uscire alle 11 e mezza mezzogiorno, non lo faccio uscire alle 5, ok? Certo. Allora c'è Lara Motta, dimmi Lara. Eccomi qua. Ma volevo sapere, cioè, quando veniamo contagiati noi persone, no? Abbiamo punti, i sintomi, cioè, sono uguali a quelli degli animali? Allora, cioè, lì dobbiamo fare una differenza, mondo occidentale e mondo non occidentale. Nel mondo occidentale ci vogliono 300 sieropositivi, cioè 300 persone che hanno avuto contatto con la malattia, per avere un malato. Nel mondo non occidentale, dove non si mangia in tutti i giorni, bastano 4 sieropositivi per avere un malato. Perché? Perché il corpo ha naturalmente capacità di vincere l'infezione. Però se io ho problemi a trovare del cibo, la quota proteica non la raggiungo, mangio una volta a settimana, vitamine non ne ho, il corpo è più sensibile. Ti faccio l'esempio. Viene il cane dal sud che Luana in qualche modo ha recuperato, già solo il fatto di finire in rifugio e mangiare tutti i giorni, il cane migliora.
cioè lo recuperiamo dalla strada che è una larva, facciamo pochissimo, lui già migliora, perché mangiare tutti i giorni, condizioni migliori, dormire in una condizione in cui certo. Il sistema non è stressato, ok? Umano, l'umano è diventato un problema la leishmania, non è stata più un problema per tanti anni da quando non ci facciamo mordere dagli insetti, perché nessuno di noi fa tutta la notte a farsi riempire di morsi, ma un cane che dorme in giardino o in canile in una notte prenderà migliaia di morsi. Certo. Quindi questo vuol dire, vi ho spiegato, che la leishmania fino a un certo numero di elementi non genera malattia. Quando superiamo un certo numero innesca, ora ve lo spiego nella seconda parte del webinar, innesca una reazione infiammatoria tale che porterà alla malattia. Nell'uomo non arriviamo a questi numeri di morsi, infatti il problema ce l'abbiamo con i neonati che hanno una resistenza inferiore alla malattia o con i soggetti che hanno l'AIDS. È diventato un nuovo problema per i soggetti immunodepressi. Uh-huh. Sintomi dell'uomo. Io vi racconto la storia di una mamma che me la raccontò, che io ho vissuto perché era vicino allo studio. La bambina, mi pare 11 mesi, ebbe una sorta di... gli venne diagnosticato un tumore al fegato. Non riuscivano a capire come e perché, praticamente gli avevano detto che sarebbe morta. Poi fanno la biopsia al fegato e scoprono che aveva la leishmania. Fu trattata. E guarì. Nei sintomi nell'uomo abbiamo due sintomatologie. La prima è cutanea, che nel cane non ce l'abbiamo questa forma, cioè il punto dove viene morsa la persona sviluppa una reazione ulcerativa della pelle, cioè si forma un'ulcera che ha voglia di mettere cortisone ma si allarga. Okay? E questa è la leishmaniosi cutanea, quella che confondiamo nel cane quando il cane ha la dermatite da leishmania. Io sento dire... La mia aveva la dermatite sulle orecchie da leishmania. Ok. Nel cane non esiste la forma pura cutanea, è rarissima. Di norma il cane poi la sviluppa interna. Nell'uomo c'è una forma cutanea in cui il parassita non riesce a penetrare e ulcera la cute, e poi una forma sistemica in cui ha tutti gli squilibri che ha l'uomo, linfonodi gonfi, alterazioni renali. Però nel mondo occidentale, se tu ti gonfi nei linfonodi, comunque in ospedale entro un paio di giorni ci arrivi. Certo. Bangladesh, Taiwan, lì comincia un po' a essere complicata la faccenda, no? Ti ho risposto? Certo, grazie. Okay. Grazie mille. Prego, io ho un utente Zoom mano alzata e poi se abbiamo finito... Ciao Ivan! Ho visto che hai mangiato, cosa hai mangiato? Il pollo? qualcosina del genere. Qualcosina. Vabbè, meno male. Allora, c'ho un utente Zoom con la mano alzata, ma non so se ha sbagliato. E c'è no, salve dottore, sono io. Vorrei farle una domanda. Sì. Ma è possibile avere... un cane con degli esami, non dico perfetti, ma un po' alta la proteina C reattiva poi avere l'esame della leishmania con risultato sospetto, quindi 0,8 era il range, e avere tutti i sintomi nel cane? Cioè tu mi stai chiedendo se puoi avere un animale che... la mia situazione, cioè il mio cane aveva tutti i sintomi della leishmania, perciò non riuscivamo a capire cosa avesse, e aveva l'esame del sangue, l'esame delle urine quasi perfette, cioè l'esame del sangue aveva solo la proteina C reattiva un po' alta, ma niente di significativo, e l'esame della leishmania, quindi non la PCR, era sospetto. Poi nella PCR è uscito positivo. Allora, la leishmania non ha sintomi specifici. Cosa vuol dire? Non c'è un sintomo della leishmania. La leishmania ha gli stessi sintomi delle malattie immunitarie. Perché quando si innesca la leishmania, tu hai il corpo che tende ad uccidere la leishmania, ma uccide se stesso. Uno dei problemi di diagnosi della leishmania è che si confonde, per esempio, con l'anemia emolitica, cioè quando il corpo succede i globuli rossi, il lupus, cioè quindi la leishmania non per forza, cioè tu dici ho i sintomi e non ho la leishmania o viceversa. La leishmania non è il sintomo, questo è il sintomo di leishmania, sono sintomi tutti relativi a uno squilibrio del sistema immunitario. No, volevo dire, dei sintomi così gravi, perché tipo il mio cane era completamente buttato a terra, abbattuto, cioè abbandonato a se stesso, addirittura aveva zoppia sulla gamba posteriore, cioè la zampa posteriore sinistra, e poi avere un titolo anticorpale così basso. Allora, lì te lo dico subito, molto spesso, perché li vedo tutti i giorni, non tutti i titoli sono corretti, dipende dal laboratorio dove le fai, perché c'ho laboratori che ti danno titolo 1 a 300, poi lo fai fare da un laboratorio serio e ce l'ha 1 a 5.000. Quindi da capire dove hai fatto il titolo. Di norma un titolo basso, tipo che so 1 a 160, tu non hai sintomatologia di leishmania, perché la leishmania si innesca solo quando c'è produzione anticorpale, altrimenti non si innesca la sintomatologia. Quindi il titolo, che titolo avevi all'epoca?
aveva un valore su aspetto, cioè non era tipo una 360, aveva una scala di 4 valori, quindi non malato, sospetto, malato con un basso grado e malato... Cioè era sospetto. Cioè lui era proprio, cioè era sospetto, era tra 0,7 e 1,4, lui era 0,8. E poi tu hai curato per l'esmania e sono passati i sintomi? No, poi ho fatto la PCR. E ok, poi l'hai curato per l'esmania? Sì, lo sto curando. Sono passati tutti i sintomi? Sì, i sintomi si sono passati tu. Ok, allora sì. C'è il titolo che però, non è corretto. E allora il titolo non era corretto. C'era il titolo, perché il titolo è il titolo anticorpale, è un esame fatto a mano. E c'è una grandissima percentuale di errore nel farlo. Perché okay. Lo vediamo tutti i giorni, capita, mi arriva un esame che dico, un titolo sospetto e poi un'elettroforesi assurda. Dico, ragazzi, rifacciamolo questo titolo, poi lo rifacciamo e c'ha valori non sospetto che di fondo scala. Per quello vi chiediamo di fare gli esami sempre o alla San Marco di Padova o alla Vallonea, perché sono certificati nel fare i loro lavori. No, però l'elettroforesi non era, cioè, esagerata, era un'elettroforesi normale. E poi cioè... questo poi la vediamo. Ah, va bene. No. Perché dipende chi la legge questa elettroforesi. Anche lì, l'elettroforesi, io non so che con più di noi ho parlato in consulenza, le ultime elettroforesi che facciamo fare sono parecchio particolari rispetto a quelle che mi fate vedere. Mi fate vedere elettroforesi che le guardiamo e sembrano normalissime, però gli manca il beta 3, e quindi poi magari un giorno facciamo un webinar, abbiamo fatto uno sull'elettroforesi, vi faccio vedere le differenze tra elettroforesi vecchie, che sembrano quasi normali, poi fate quelle nuove e vi accorgete che c'è tutta una differenza di valutazione di scale. Allora, andiamo avanti? O ci avete qualche dubbio? Andiamo avanti. Volevo fare una domanda su... Ormai siamo in tema... Dove sei? Sono... Dove ti nascosto? Vediamo, aspetta, oratore, vediamo. Dimmi. Ah, ti vedo, Elena, ok. Volevo sapere la differenza tra un esame del sangue per anticorpale della lesmania e la PCR del midollo, che non ho ben chiaro io. Ma vuoi sapere la differenza degli esami? Cioè, come cambia? Sì, degli esami della lesmania, che c'è il test ELISA di ambulatoriale. Te la ricordi la storia dell'uomo invisibile? Racconta a te la storia dell'uomo invisibile? No. Non te l'ho raccontata? Ora poi ve la racconto. Praticamente il corpo, quando trova una lesmania, ci produce gli anticorpi. Cioè, produrrà gli anticorpi contro la lesmania. Quello che tu vai a ricercare sono questi anticorpi, questo è l'ELISA o l'IFAT. Cosa vuol dire? Cerco gli anticorpi per la leishmania, li trovo, vuol dire che il sistema immunitario ha visto le leishmanie e ci ha prodotto gli anticorpi. Ma non è un esame diretto, vedo soltanto che ha prodotto gli anticorpi. La PCR da midollo serve andare a trovare proprio le leishmanie, perché se io faccio la cura per la leishmania, non è che nel momento in cui finisco la cura il titolo anticorpale si azzera, anzi addirittura durante la terapia il titolo anticorpale sale. Ve lo spiegherò quando magari in qualche webinar apposito. Quindi io non posso prendere in considerazione il titolo anticorpale per vedere se il cane è guarito, perché anzi addirittura ho finito la cura e lo trovo ancora più alto dell'inizio. Quindi devo andare a valutare se ho ancora le leishmanie nei tessuti di accumulo. Il tessuto in cui si accumula di più la leishmanie è il midollo osseo. Quindi se non trovo le leishmanie nel midollo, è presumibile che neanche negli altri organi ce ne siano grandissime quantità. Quindi che cosa faccio? Scendo il numero delle leishmanie fino a non poterle rilevare più. A questo punto il sistema immunitario che le fa sviluppare non si attiva più perché ce ne sono relativamente poche e stimoliamo quel sistema immunitario in grado di uccidere da solo le leishmanie. Ok. È chiaro? Okay. È chiaro, è molto chiaro. Devo fare la lezione privata domani. Chiarissimo. Vabbè. È chiarissimo, grazie. Allora ragazzi, vediamo di riuscire ad andare avanti, che allora vediamo di condividervi nuovamente lo schermo. Francesco, dove sei? Francesco Artale, ti stai divertendo? Non ti sento, accendi il microfono. Tantissimo. Non era meglio che andavi a giocare a padel? Piove. Piove, ho capito. Molto interessante, veramente. Allora, cerchiamo di capire la malattia. Quando vi ho spiegato molto spesso, chi fa la teleconsulenza se lo ricorderà, che esistono queste cellule spazzino, questi macrofagi,
che si mangiano le leishmanie. Questo è, questa cellula qui è un macrofago pieno di questi puntini che sono le leishmanie dentro. Ok? Ora vi dico una cosa, essere infetto, e quindi ci ricolleghiamo alle domande che avete fatto, non vuol dire essere malato. Cioè quando, ora vi racconto questa cosa, quando il pappataccio morde il cane e gli inietta le leishmanie, dovete immaginare che è come che vi entra l'uomo invisibile a casa. Se vi entra l'uomo invisibile nella cucina, voi non ve ne accorgete, questo vi gira per la cucina, ma siccome è invisibile non lo vedete. La leishmania ha dei sistemi per riuscire a non farsi vedere dal sistema immunitario. Quindi cosa succede? Il pappataccio gli inietta le leishmanie circoleranno nell'organismo e il cane non le vede. Questo funziona in un coniglio, funziona in una lucertola, funziona in un topo, perché la vita di questi animali è molto ridotta, un annetto, due al massimo. Nel cane la vita è molto più lunga, mediamente entro i 4 anni, ed è il motivo perché quasi tutti i soggetti sviluppano leishmania o a 4 a 6 anni, entro i 4 anni il sistema immunitario si accorge che è entrata una leishmania. Vi faccio l'esempio che faccio sempre. Avete questi uomini invisibili dentro la cucina, prima o poi qualcuno vi sbatterà addosso. Sbattendovi vi accorgete che non siete soli. Tecnicamente cosa funziona? Come funziona? Ve lo ricordate quel cartone animato che si chiama Siamo fatti così, dove c'era il signore? Vediamo, ve lo faccio vedere, che l'avevo, ho trovato la foto, ve lo faccio vedere. Guarda. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate un secondo. Allora. Vediamo. Vediamo di farvelo vedere. Vediamo. Ok, ve lo ricordate questo qui? Ve lo ricordate questo qui, questo omino di Siamo fatti così? Questa è una cellula sentinella. Che cosa vuol dire? È una cellula che gira tutto il corpo alla ricerca di un qualcosa di estraneo. Logicamente cosa succede? Le leishmanie sono invisibili per lui, ma prima o poi ci andrà a sbattere. Nel momento in cui ci andrà a sbattere, produrrà gli anticorpi contro la leishmania. Quindi l'esempio è come che io ho l'uomo invisibile in cucina e gli butto un secchio di vernice sopra, perché gli anticorpi gli si legheranno. A un certo punto il sistema immunitario si accorge di questa invasione e comincerà ad attaccare il corpo. Perché? Perché si accorge di avere un numero enorme di leishmanie dentro, perché prima non se n'era accorto, perché vi ho detto ci mette quasi 4 anni, e attaccherà le leishmanie. Le leishmanie hanno la capacità, ormai è stato dimostrato, di impedire l'azione dei macrofagi. Cioè come funziona? Il macrofago si mangia la leishmania in condizioni normali verrebbe distrutta dai macrofagi, ma la leishmania ha la capacità di far leggere il DNA della cellula in modo diverso e il macrofago invece di ucciderla se la tiene dentro il vacuolo, quella fotografia che vi ho messo all'inizio. Ora dovete immaginare che dentro una cellula infiammatoria la leishmania si trova un sacco di cibo, lei si nutre di purine, per quello gli date l'allopurinolo, dentro la pancia del macrofago ha tantissima purina e comincia a replicare. Quindi cosa fa? Da una diventa 2, 4, 8, 10, a un certo punto fa esplodere il macrofago, queste leishmanie vengono riversate nel sangue, gli anticorpi le coprono nuovamente perché ormai ci sono, i macrofagi di nuovo arrivano e se le mangiano di nuovo e loro di nuovo replicano e così via. Un cane che si morde la coda. Quindi noi siamo passati da una fase in cui per circa 3-4 anni il cane era totalmente asintomatico, al momento in cui il corpo produrrà gli anticorpi per la leishmania e si innesca la reazione infiammatoria che poi vi darà tutti i sintomi. Ora il problema qual è? Le leishmanie, quando sono ricoperte di anticorpi, hanno una grande forza elettrostatica, tendono a legarsi l'una alle altre, formano delle grosse molecole che si chiamano complessi immuni. Questi complessi immuni viaggiano nel sangue e si andranno a bloccare nei capillari. Andandosi a bloccare nei capillari, bloccano il circolo sanguigno, non passa più il sangue. Arrivano i macrofagi per liberare il capillare, distruggono tutte le pareti dei capillari per cercare di arrivare alle leishmanie. Logicamente quando questa cosa arriva nelle orecchie, avete il cane con le ulcere alle orecchie, quando arriva negli occhi è come questo cane qua, quando succede nelle articolazioni zoppica, quando succede in un occhio perde la vista, quando succede nei reni il cane va in insufficienza renale, ma succede anche un patatrac, perché quando il macrofago arriverà a trovare le leishmanie e se le mangia, invece di ucciderle le farà replicare. Quindi immaginate che situazione, noi passiamo da una fase in cui il cane per tanti anni è asintomatico a una fase in cui il corpo si accorge della leishmania e si innesca tutto lo squilibrio immunitario
che invece di portare alla guarigione porta alla malattia. Ora a scuola la divisione scolastica che ci hanno fatto della leishmania è divisibile in stadi a secondo del titolo anticorpale. Più alto è il titolo anticorpale, più alto è il grado. Noi al centro come l'abbiamo diviso ormai? La dividiamo in quattro stadi a secondo dell'attivazione del sistema immunitario. Vi faccio un esempio. Ne parlavamo oggi con Giulia che ha preso il cane dal sud d'Italia. Se io prendo il cane, allora mi chiamate e mi dite, sai dottore, mi sono preso il cane dalla Sicilia, un randaggio. Ho fatto il test anticorpale del negativo. Che faccio? Mi fermo lì? Allora non è che vi dico, ok, sentiamoci fra quattro anni. Dobbiamo intervenire prima, perché il sistema immunitario potrebbe avere le leishmanie ma non le ha ancora viste. E in quel caso lì gli si danno gli immunostimolanti. Quante volte avete sentito parlare del domperidone? Il domperidone è in grado di attivare i macrofagi e fargli uccidere le leishmanie. I soggetti negativi all'infezione come anticorpi, ma che hanno l'infezione, rimangono negativi all'87% per tutta la vita, addirittura negativizzano. Poi cosa succede? A un certo punto il sistema immunitario si accorge che c'è l'infezione, produrrà gli anticorpi, ma ancora non c'è nessuna sintomatologia, cioè non è partito il corpo in autodistruzione. Anche in quel caso lì, se io ho degli immunostimolanti più forti, il fungo Shiitake, il fungo Reishi, l'aloe, il domperidone, questi soggetti almeno al 40% negativizzeranno così. Ok? Poi cosa succede? Una parte di questi soggetti continuerà ad avere sintomatologia di leishmania. Cosa succede? Il corpo non riesce a, il sistema immunitario buono a prevaricare, cioè a distruggere le leishmanie, e si attiva quello, chiamiamolo cattivo, che fa replicare le leishmanie. E si va in terzo stadio, cioè un soggetto che ha l'infezione, gli anticorpi e tutta la sintomatologia. Lì anche se io gli do gli immunostimolanti, non riesco a compensare il numero di leishmanie che vengono fatte crescere dal sistema immunitario, chiamiamolo cattivo. Quindi lì, a voglia che gli do gli immunostimolanti, l'immunostimolante ne mangia 10, il sistema immunitario me ne produce 100, non riusciamo mai a compensare. È anche vero che alcuni soggetti, fortunatamente, capita che poi gli dai tanti anni di immunostimolante e la situazione si ribalta, ma capita spesso che se lo lasciamo così muore per gli effetti del sistema immunitario. In quel caso lì bisogna fargli il glucandime, il miltefonan, quello che volete, per distruggere le leishmanie, in modo che il sistema immunitario prova a farle replicare, ma noi le uccidiamo. Poi cosa succede? Quando le leishmanie sono a un numero così basso, tale che il sistema immunitario buono può superare l'effetto di quello che le sta facendo replicare, si ritorna nel secondo stadio e questo tenderà poi a guarire naturalmente. Ok? Quindi la malattia noi non la distinguiamo, vediamo se riesco a condividere questo pezzo, non la distinguiamo più come una malattia del parassita. Per noi non è più una malattia del parassita, è una malattia del sistema immunitario, il sistema immunitario che non riesce a distruggerla, anzi addirittura la fa sviluppare. Vediamo un attimino, ok. Quindi qui ci eravamo arrivati, quindi ok. Quindi qual è il risultato della malattia? È la distruzione del corpo nel tentativo di distruggere la malattia. Allora, le strategie ora a questo punto quali sono quando si parla di leishmania? Il primo è ridurre l'esposizione, perché logicamente se noi riuscissimo a evitare che il cane venisse punto dal pappataccio, non avremmo il problema della leishmania. Qui ci sono due esempi caratteristici. Molti di voi il cane lo tengono in casa, alcuni sono stati sfortunati perché l'hanno preso in meridione, no? Vediamo di... Ok, poi attivare il sistema immunitario buono. Io qua ho messo tre farmaci tra i più utilizzati, sono degli integratori. Il fungo Shiitake, che è quello dell'NK, il Reishi, che è quello dell'Eish, l'aloe arborescens, sono tutte sostanze che attivano i macrofagi e fanno in modo che i macrofagi riescano ad uccidere le leishmanie. Per farvi un esempio, il fungo Shiitake è in grado di far passare i soggetti di secondo stadio e riesce a negativizzarli, una percentuale abbastanza alta, superiore al 50%, quindi non è poi così bassa, ok? Quindi l'altra cosa importante è attivare questa storia di attivare il sistema immunitario, funziona sia in prevenzione che in, diciamo, in terapia. E vi dico una cosa, se voi avete il cane che vive in zona endemica, parlo dei miei cani, i miei cani non fanno il vaccino per la leishmania, anche perché l'azione provata è veramente bassa, la capacità di copertura. I miei cani prendono il domperidone un mese sì e tre mesi no. Cosa succede? Semmai mi dimentico il cane fuori, mentre un pappataccio in casa, tutto quello che volete, quando il pappataccio mi inietta la leishmania,
la leishmania verrà attaccata e distrutta dal macrofago grazie all'azione del domperidone. La percentuale di mantenere il cane privo di infezione col domperidone è pari all'87%, cioè 100 cani esposti prendono tutto il domperidone e se ne ammaleranno solo 13 nel giro di 5 anni, a differenza dei cani esposti che si ammalano praticamente tutti. Io mi dico, Luana, ma dimmi una cosa, il pitbull cattivissimo, dov'è Luana? Ci sei Luana? Il pitbull cattivissimo che ora sta bene, come gli avevi fatto? Il Milteforan. Ok, poi come si mantenne in quel modo? Allora, Milteforan associava, vabbè, l'alimentazione è quella lì, con la carne trita casalinga. Poi abbiamo fatto Milteforan associato alla Zilorich fino a quando ha fatto la cura. E poi stiamo facendo un mese sì e un mese no il domperidone. E quindi, e lui ora, le ultime analisi erano buone, ottime, come erano? Era negativo alla leishmania. Visto, addirittura. Quindi, sì. E quindi non era, ed era stato positivo fino a quando? Era stato positivo, abbiamo fatto le analisi, non mi ricordo. Quindi la leishmania si è spaventato del pit. Era così cattivo. Sì, sono state le mie preghiere, secondo me. Ah, sono state le preghiere. Quindi, questo per esempio, Luana mi raccontava di questo cane che non si fa toccare, che fortunatamente tra il domperidone, tra il Milteforan che gli avrà abbassato la carica in maniera esagerata, tra loro che se ne prendono cura a tutti i farmaci, poi alla fine si è negativizzato, no? Ma poi ne avevi pure qualcun altro che si è negativizzato, mi pare. No, vabbè, Roger, insomma... Quello qua, Roger, pancreatite, quello dentro... Sì, Gazzosi con la pancreatite, che è positivo alla leishmania, ora ha beccato la pancreatite e quindi ci siamo fermati pure con il domperidone. Mamma mia, che situazione. Quanti ne hai adesso, cani? Allora, io, vabbè, ne ho tanti, ho diversi cuccioli, ora ho recuperato una beagle molto incinta. Molto incinta. Sì, stiamo aspettando il lieto evento. Vabbè. Lieto evento per gli altri, meno per noi. Per te sarà un problemone. Un problemone. Per me è un trauma. Allora ragazzi, io ora ci fermiamo qua per quanto riguarda la malattia, poi faremo un altro webinar solo sulle terapie. Vi lascio un attimino, un 5-10 minuti per le domande o qualche perplessità, così poi ci andiamo tutti a letto. Allora, c'è Trippa. Sì, buonasera. Ciao. Ciao caro. Ma te l'hanno mandata la ricetta, vero? Ho preso tutto, ricetta, tutto quanto. Volevo sapere, quando c'è l'incrocio con la malattia ricchezza? La ricchezza, ok. Dicono che il bugiardino c'è scritto 10 giorni. Tu mi hai detto 60 giorni. Volevo sapere se... insieme alla malattia, alla leishmania, questi 60 giorni, no, servono a eliminare anche, perché si fa, come si chiama, prima la rechitesia e poi la leishmania. Ah, vuoi sapere? Allora te lo spiego, ho capito. Tu vuoi sapere perché prima curiamo la ricchezza e poi partiamo con la leishmania, no? Mi ero incartato, emozionato. Ok, allora ti spiego qual è il problema. Ricchezza e leishmania danno le stesse identiche analisi, identiche. Aumento della proteina C reattiva, aumento dell'ultima parte del proteogramma, la ricchezza è più la beta 3, ma comunque sono sovrapponibili, e danno un aumento tutti i fattori infiammatori. Non riusciamo a distinguere le due patologie. Siccome spesso è la ricchezza a dare più problemi, perché cosa vuol dire? La ricchezza mette in crisi il sistema immunitario. Molto spesso, curata la ricchezza, rientra la leishmania, cioè la leishmania se ne va in secondo stadio. Quindi se io dovessi partire a farti curare la leishmania con la ricchezza, ti dovrei dare la cura del terzo stadio, quindi le punture. Quindi noi cosa facciamo? Curiamo la ricchezza, che comunque passa facile, ti fai 2 mesi di antibiotici e passa, rivediamo il caso e vediamo se se ne è tornata in secondo stadio di leishmania. Se se ne è tornata in secondo stadio, di fare la cura del secondo stadio, che è molto più semplice, con peritone e funghi, e c'è una percentuale di guarigione migliore rispetto a farti 2 mesi, 3 mesi di punture. Ci siamo capiti? Sì, perché 60 giorni invece il bugiardino dice 10? È perché la responsabilità se la deve prendere il veterinario. Quando facciamo i titoli anticorpali, allora la leishmania no, ma la ricchezza funziona
come tutte le altre malattie, cioè quando passa la malattia scompaiono pure gli anticorpi. Per, io non ho mai visto un paziente scomparire gli anticorpi con meno di 6 settimane di antibiotico per la ricchezza. Cioè se gliene fai 10 giorni, e qua c'era Giulia che ce l'ha visto nel suo, gli anticorpi addirittura, la malattia continua a replicare, gli anticorpi ti aumentano. Cioè se fai 10 giorni la malattia gli rimane. Oggi stamattina avevo visto delle analisi di Giulia che era partita con un titolo 1-60, si fa i 10 giorni di Ronaxan e c'ha il titolo 1-256. Per negativizzarlo ci vogliono 2 mesi. Probabilmente, questo te lo dice uno stupido, l'antibiotico non funzionerà bene, quindi ha bisogno di tanti mesi. Se funzionasse bene, in 1 settimana ce la toglieremo. Ovviamente. Poi i dosaggi te li abbiamo dati giusti, mi pare, no? Sì, 42 kg, quello lì, insomma, abbiamo fatto i calcoli astronomi e pertanto funziona bene. Un'altra cosa, ma ci sono molte persone nel gruppo che ci hanno contattato per questo problema di ricchezza che non passava e poi gli abbiamo dato i giorni giusti, è passato il problema. Cioè non è isolato il caso, E quella medicina che gli do gli fa male al cane, ha problemi. La doxiciclina? Guarda, io penso che sia la molecola più usata nei canili, perché ormai nei canili quando arriva il cane gli fanno la doxiciclina. Luana, confermi sta cosa? Una passatina di doxiciclina non si nega a nessuno. Sì, sì. Noi appena arrivano facciamo come se avessero tutti le malattie da zecca. Sì, sì, non hanno grossi. L'unica cosa è che se dai la doxiciclina a un cucciolo gli colori i denti di giallo. Ha questa problematica. Vabbè, gli adottanti faranno fare poi lo sbiancamento. Lo sbiancamento con gli UV perché rimangono gialli a vita. Comunque. Vediamo, chi è che ha qualche domanda? Così, guardate, altri 5 minuti e poi ce ne andiamo a letto. Cristiana! Com'è? Tutto bene, grazie. Tutto a posto a casa? Sì, sì, le streghette, non so se le vedi. Vediamo se domenica riusciamo a vederci. Eh? Vediamo se domenica riusciamo a vederci che sono dalle tue parti. Vediamo, vediamo. Ascolta, volevo chiederti una cosa. Posto che Eren sta facendo il domperidone, come hai detto tu, un mese sì e 3 no. Mm. Miro sta prendendo l'HCC, come si chiama? Quella cosa lì, no? HCC, quello. Ma anche lei deve fare un mese sì e 3 no? Ma tu dici Miro? Miro, sì. No, l'NK lo sai che si fa 6 mesi. No, non lo so, sto chiedendo. L'NK si fa 6 mesi, la lezione è diversa. Il domperidone Miro non lo può prendere perché è intera, mi pare. Sì, esatto, ha appena avuto il primo calore, quindi è troppo presto. Non lo può prendere, lo dovrà prendere nelle pause nei periodi di pausa. Non so se poi la sterilizzerai, non so come siete d'accordo. Sì, la mia idea era quella, aspettare il secondo calore, sterilizzarla e poi iniziare il domperidone. Però ti fai dei cicli di NK. Fatti dei cicli di NK e basta. Di 6 mesi? No, lo puoi fare anche di 3 mesi. Ok, perché lei adesso lo sta prendendo, non lo so, un mese mi sembra. Ok, ora tu... Allora, io sono stato a Cagliari, tutto questo freddo non l'ho visto e le zanzare a miliardi, ok? Guarda, oggi è stato un incubo nella passeggiata, c'erano proprio le nuvole. Perfetto. Di zanzare. Quindi in questa fase che ci sono le zanzare glielo dai. Okay. Poi nella fase in cui le zanzare si fermano ti fermi e glielo ricominci prima che inizi la stagione infettante. Quindi mi fermerò a dicembre perché qui le zanzare, se va bene, smettono a dicembre. E ti fermerai, di gennaio non glielo dai, gennaio e febbraio non glielo dai e a marzo lo riprendi. Va benissimo, ok, questo volevo sapere. Quindi adesso devo rifarmi il carico. Okay. Vabbè, poi te ne vai di domperidone, te ne vai molto più economico e molto più semplice. Sì, vabbè, dopo che la sterilizzo, certo. Beh. Però sai, te lo stavo dando proprio per dargli una protezione ulteriore in più a livello di sistema immunitario. Beh, considera che da te... Va bene per tutto, non solo per quello. Allora, io vi dico una cosa, questa ce ne siamo accorti... tra virgolette per caso, ma ora ci studieremo un attimino. Avevo 2 cani conviventi, un border collie e un maremmano. Entrambi avevano 4 malattie da zecche su 5, gli mancava solo la babesia. Allora, uno gli abbiamo fatto la doxiciclina per 2 mesi e si è negativizzato tutte le malattie e uno gli abbiamo dato solo il domperidone.
quello che ha preso il domperidone ha negativizzato la malattia delle zecche come quello che ha preso l'antibiotico. Quindi probabilmente, ora lo farò delle prove quando è possibile, il domperidone, oltre a guarire di leishmania, non tutti i soggetti, una percentuale, secondo me riattiva il sistema immunitario anche per la ricchezza. E siccome questo soggetto prendeva anche il fungo, perché era un soggetto che non si faceva fare le punture, probabilmente il fungo riesce ad eliminarci anche questo di problema. Perché realmente cosa succede? Sia la leishmania che la malattia da zecche riescono ad attecchire perché il sistema immunitario è spento nei loro confronti. Questi farmaci lo riattivano ed è probabile che facciano passare anche la malattia da zecche. Sì, infatti io ho iniziato a darmi il fungo proprio nell'ottica del fatto che così aveva un'ulteriore protezione del sistema immunitario. Sì, ma funziona. Diciamo, il motivo perché viene commercializzato in umano è quello lì, per rendere più forti in corso di infezione. Allora, c'è Danila Sole che ha la mano alzata. Danila, dimmi. Eccomi, arrivo. Allora, la mia domanda è la seguente. Lei sta prendendo, Fanta sta prendendo il domperidone e l'allopurinolo mattina e sera. Okay. Mangiano tre volte. A pranzo prende il fungo. Adesso mi hai dato una pastiglia e mezza di Basado. Okay. Mattina e sera. Okay. Come mi organizzo a dargli? Cioè, gliele posso dare tutte insieme? Gliele devo dare separate? Allora, il Basado e domperidone sempre nel cibo. Sì. Quello è nel cibo. Il fungo è l'unico che dovresti dare lontano dai pasti. Ah, glielo do lontano dai pasti. Okay. Mi pare avevi positività verso che cosa? Però non me lo ricordo. Te lo dico, aspetta. Abbiamo la Borrelia a 320. E la Rickettsia a 160. Perfetto, quindi ne hai due su più la leishmania. No. Beh, la leishmania sì, quella. Quindi ne hai tre, ne hai tre. Va bene, allora devi fare che il passato lo dovrà prendere per forza perché lo deve prendere. E sì. Quello che lo metti nel cibo, se lo metti a digiuno si vomita. Sì. Poi dovrai fare il domperidone uguale, metterlo nel cibo perché stranamente è un farmaco per il vomito, ma a digiuno fa finire da vomitare. Ok. E poi il fungo lo dovresti dare a digiuno. E l'allopurinolo quando glielo do? L'allopurinolo è indifferente, quando glielo vuoi dare glielo dai. Cioè, però poi, anche però lontano dai pasti. Io la devo vedere la tua scheda, perché io che ti abbia dato solo l'allopurinolo e viene dalla terapia precedente però. Sì, ma ci vediamo martedì. Ah, perfetto, io che ti dico solo l'allopurinolo è un retaggio della vecchia terapia. Sì. Ok, perché poi quell'allopurinolo te lo toglierò. Ah, ok, va bene. Va bene, o fa la terapia completa o te lo tolgo. Va bene, ok. Allora, intanto allora gli do quei due insieme e il fungo quando non mangia praticamente. Sì. La vitamina K gliela do? No. No. Questa della vitamina K io non me la ricordo. No, io ce l'avevo da retaggio passato. No, non ha senso che gliela dai, no, non ha senso. L'altra cosa era l'olio di fegato di merluzzo? No, ne abbiamo parlato nell'alimentazione, gli oli no. No. Ok, poi allora se devi dare gli omega 3 comprati le soft gel perché gli oli rangidiscono e poi se non te ne rendi conto se vanno a male, cioè, ok, gli omega 3 li puoi comprare liquidi, cioè come l'olio, sì, oppure nelle perline. Sì. Il problema degli oli è che sono sensibili all'aria. Ok. Quindi se vanno a male, hai provato ad odorare l'olio di fegato di merluzzo? Sì. Olio di salmone, non ti rendi conto se sta andando a male. Ho capito. Quindi puoi rischiare di intossicarlo e non te ne rendi conto. Quindi comprare sempre le perline, che sono queste soft gel, no? Quelle sì. Sono protette dall'aria e tu lì puoi andare serena. Posso dargli 3, 6 e 9 insieme? Cioè, gli omega 3, 6 e 9? No, devi comprare gli omega 3 al 75%. Perché okay. Di 6 e di 9 c'è un eccesso in tutte le diete. Te serve il 3. Da solo non lo trovi, al 75%, da solo non si trova. Va bene. 3 al 75% e ci vediamo martedì. Intanto. E ci vediamo martedì. Ti ringrazio. Prego. Allora ragazzi, dobbiamo dare spazio a facciamo indietro. Paola! Non mi guardi, non mi consideri più, vabbè che sono una vecchia. Paola, però. No, ma che scherzi, ora ti ho visto. Allora ragazzi, un secondo. Facciamo Luca, una cosa veloce. Dimmi Cristiana. I funghi, hai detto, bisogna darli lontani dal cibo? Sarebbe meglio darli a digiuno, fanno più effetto. Io glieli do con una pallina di gorgonzola. Perché io glieli stavo dando invece nella pappa, perché farli mangiare a quella strega è un po' difficile.
Allora, io glieli provo con un goccino di Filadelfia, come fa Michela, o con un po' di gorgonzola, proprio una goccina. Altrimenti lo vendo una sciroppo. Va bene, grazie. Bene. Allora, facciamo una cosa, vi faccio... Mani alzate e basta, perché già siete. Una, due, tre, sì, ti ho visto Paola. 4, 5, 6, 7, 8. Allora, Paola, dai, dimmi tutto. Allora, velocemente. Zaira, stamattina siamo andati a fare il prelievo. Avventura, ma che ce l'abbiamo fatta. Vai. E quindi vabbè, spero l'elettroforesi arrivi domani. Ma come sta? Come sta? Lei sta bene, ha preso peso, pesa 16 kg. Oh. Direi che vista così, pelo dappertutto, è ricresciuto anche nel punto dove era il suo punto debole. L'intestino funziona benissimo, mangia come un lupo. Sei andato sempre da Enrico? No, sono andata dalla mia veterinaria, questa giovane qui vicino a me, perché per andare a fare solo quell'esame lì, mi sembrava. Ho fatto il titoli, no, perché sennò devo andare in centro a Milano, diventa veramente allora, un casino. Ora me lo giri appena arriva. Appena arriva, sì. Ho fatto fare il titolo anticorpale per il vaccino. Brava. In modo che se evito. E per il resto l'ha visitata, ma linfonodi a posto, lei sta bene, insomma, vista così, ma non ha problemi. L'allopurinolo io in pratica al 21, che sono i 3 mesi dalla fine della terapia, lo interrompo. Brava, giusto dalla tua scheda. Bravissimo. Fuco il fungo, lo continuo, il domperidone sta facendo un mese sì, un mese no. Te lo ricordi la paura che avevi dell'allopurinolo tu? No, io ce l'ho sempre, tutte le volte che gliela do mi viene una roba che, perché sai, lei col problema dei calcoli, io c'ho sempre quel pensiero lì. Poi 15 per carità, giorni è finito, non ti preoccupare che fra 15 giorni è finito. No, lo so, infatti sto facendo il conto alla rovescia, assolutamente. Brava. Sì, assolutamente sì. Ti mando tutto appena arriva. E allora ti mando un bacione, ciao. Anche a te, ciao. Allora Carlo, dai Carlo, ti vedo. Buonasera, allora io sono nuovo del gruppo e quindi mi sto informando nell'ultimo periodo su questa malattia, anche se già diciamo la conoscevo. Allora io ho un Amstaff di un anno e 5 mesi. Praticamente a maggio, siccome mi avevano spiegato che la malattia si stava propagando nella mia zona, ho provveduto a fargli fare il test rapido e il vaccino su consiglio del mio veterinario. A settembre il cane è risultato positivo a seguito dei sintomi, di alcuni sintomi insomma che aveva, sempre al test rapido. Adesso la mia domanda è, siccome sono convinto, perché pure il fratello del mio cane si è ammalato prima, però diciamo, sono convinto che derivi dalla mamma, e quindi il test fatto a maggio rapido è stato falsato in qualche modo. Quanti mesi aveva il cane a 6 mesi? Cane a maggio, allora il cane è di giugno, quindi aveva 11 mesi a maggio. Allora non può essere, fino ai 6 mesi potrebbe essere falsato da quello della mamma. Quindi no, quindi l'ha presa. No, però se hai però volevo capire se questa cosa, insomma, del vaccino aveva velocizzato. Allora la mia esperienza ti dice che quando vaccini un cane per leishmania non so perché poi gli parte la malattia. La mia esperienza dice questo. Però tecnicamente io, molte persone a cui abbiamo fatto consulenza, il cane è stato benissimo, fanno il vaccino, l'anno dopo hanno problemi, anche prima dell'anno. Mi ricordo mi pare che c'era Viviana con lo stesso problema, Viviana Chellini, ce n'erano diverse che dopo la vaccinazione gli era partita l'infezione. Barbara Sartori pure. La vaccinazione non è ancora chiara come funziona, sono vaccini di tipo sperimentale. I vaccini dovrebbero stimolare la produzione di anticorpi. Questo dovrebbe stimolare il rilascio dell'interferone gamma, che è quello che fa uccidere le leishmanie. Però tecnicamente potrebbe essere che in alcuni soggetti, in una casistica di 1000 soggetti, qualcuno risponde male e poi gli parte la malattia. Per questo è il motivo che non lo stiamo consigliando, almeno io non lo consiglio, fino a che non abbiamo dati chiari su questa cosa. Anche perché i vaccinati si ammalano uguale, comunque fanno ugualmente la malattia. Quindi abbiamo il problema che poi, quello che mi sono accorto è che le forme sono diverse, hanno una forma leggermente differente da quella classica, e ora noi lo facciamo di mestiere, quindi bene o male ci arriviamo, però il veterinario che non lo fa di mestiere potrebbe anche sottovalutare l'infezione, perché non vedendo la forma classica ci arriva in ritardo alla diagnosi. Se tu guardi, infatti,
Infatti è stata una mia volontà quella di far fare subito il test, perché il veterinario mi ha detto che c'era un calo di vitamine, come però io avevo visto che c'erano troppi sintomi e allora ho chiesto esplicitamente di far fare il test rapido. E ora cosa stai facendo per il cane? Allora adesso ho iniziato subito con la terapia, il Miltefaran sto facendo una volta al giorno, due volte al giorno lo Zilorik, quindi 10 ml al giorno di sciroppo all'aloe generico. Poi io ho integrato col zinco, questo è lo zinco, zincogen, zincogen, esatto. E l'altra cosa, questi sono i e prendere vitamine, vitamine generiche, quelle, adesso non ricordo, comunque un flaconcino di vitamine umane. Ora lo stai tenendo a casa questo cane? Io lo tengo sempre in casa, il cane è stato in casa praticamente da sempre. Perché quindi sei infettato quando era cucciolo allora? L'unica spiegazione che posso darmi, perché ho avuto una, sono stato un maniaco su questo collare, il Seresto, la pasticca di NexGard ogni mese e il Frontline Triact ogni 21 giorni. E l'azione non è questo, l'azione è tenerlo in casa. Sì, e poi è stato in casa sempre. Allora fai una cosa, Carlo, vedi un attimino come finisce questa storia. Allora, il cane ad oggi sta migliorando, cioè, ha preso anche peso, gli sto facendo una dieta casalinga, insomma, è migliorato molto. L'unica cosa che gli è rimasta è una dermatite al petto, che si è alleviata ma non si è proprio eliminata. Però per il resto è migliorato, corre, salta, ma sta ancora in cura per altri 7 giorni, deve continuare la cura. Poi io... Allora, fai fare le analisi per rivolgermi poi a lei in base alla... Fai una cosa, vedi un attimino come va le analisi, falle un mesetto dopo che hai finito la cura, perché il Miltefaran continua a funzionare. E quando lo stacchi continuerà a funzionare. L'altra cosa che ti posso dire, trova nel gruppo il quando si parla di funghi di domperidone e cominci a darglieli, perché il Miltefaran non riesce a uccidere tutte le leishmanie, ne lascia veramente tante, e se non riattivi il sistema immunitario buono poi ha la ricaduta entro 6 mesi più o meno. Quindi comincia a dargli i funghi e il domperidone, se non esci fuori poi ci contatti e cerchiamo di aiutarti. Quindi già da subito posso iniziare con i funghi? Inizialo da subito in modo che il sistema immunitario si metta in moto. E ci sono le tabelle con il peso? Cioè, nel caso poi me lo dici, lo scrivi, ti aiutiamo in qualche modo. Ok, va benissimo. Va bene, allora, ragazzi, facciamo parlare Giovanna, Elisa e ce ne andiamo a letto, va bene? Giovanni, accenditi il microfono. Abbiamo pure una. Non è che Ivan questa bambina si farà vedere, che è femminuccia, no? O maschietto? Non è che si farà vedere. Buonasera. Ciao Giovanni. Ciao, sono anch'io nuovo del gruppo. Ho contattato Federica e quindi stasera mi ha invitato qua. Abbiamo anche una consulenza prenotata. Io ho sentito prima, siccome il mio cane praticamente è un Doberman di 3 anni e mezzo. A ottobre scorso, in seguito al fatto che aveva mangiato una polpetta avvelenata con veleno dei topi, avevamo fatto tutte le analisi, anche la leishmaniosi risultava negativo. Poi a marzo, nel fare il test pre-vaccino, è risultato positivo. Quindi ho addebitato a questo periodo, ottobre-marzo, il fatto di essersi infettato. Invece ora, sentendo da lei questa conferenza, ho capito che lui potrebbe essersi infettato anche 2 o 3 anni fa. Ovviamente. Ti spiego perché, ecco, e questa è una novità che non riuscivo a spiegarmi, perché io il cane l'ho preso che aveva 15 mesi e prima di me era vissuto in una masseria, diciamo, ecco, dove c'erano animali, eccetera. Quindi è possibile che l'abbia preso in quel periodo la leishmaniosi e sia venuta fuori. È dimostrata la positività fino a 4 anni dell'infezione. Ah, ecco, infatti lui, ecco, un'altra cosa che ho collegato a ciò che ha detto lei è il fatto che l'anno scorso, ora non più, però l'anno scorso lui sul bordo delle orecchie aveva diverse croste che il veterinario mi ha fatto curare con il Gentalin, insomma. Invece a questo punto penso che fossero il segno quello del sistema immunitario che cominciava a bollire. Infatti, questo mi sta... Comunque,
le ho già fatto sapere che il mio cane, nonostante tutto, non ha nessun sintomo al momento di leishmaniosi, tranne le analisi che lei ha visionato e che ha detto che dimostrano. Giovanni, ora aiutiamo pure te, non ti preoccupare, che ora ti aiuto. Vabbè, era questa curiosità che volevo togliere. Vabbè, quindi te la sei tolta questa curiosità finalmente. Ci sentiremo il 26. Va bene, Giovanni. Grazie, allora, Elisa e Giulia, e poi si va a letto, ragazzi, che domani. Ah no, prima Renzo, prima Renzo che ce l'ho in fila. Renzo, dimmi. Sente? Ciao Renzo. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene, penso che sta bene pure lui. Meno male. Allora Renzo, dimmi tu. E oggi ho ritirato l'ELISA semiquantitativo. Lui è passato da marzo a un titolo anticorpale di 7,5 a un titolo anticorpale di 3,1. Di 3,1? Okay. Allora, fai una cosa, ma me le giri queste analisi che te li guardo domani? Sì, no, io per quello che diceva lei, che ho controllato un poco tutti i valori, sono ottimissimi, se mi si passa il termine. Ma tu te li sei fatti, mi pare, 2 mesi di punture quasi, eh? Sì. E quindi? In questo momento, tra 15 giorni, finisce i 6 mesi di NK. Bravo. Gli sto dando il less guard per altri 10 giorni. E quello fallo un mese sì e un mese no, fino a che non negativizza? Sì, e gli sto dando l'allopurinolo, sto periodo dell'esguard in era del veterinario, che io avevo interrotto dopo 3 mesi dandogli il domperidone. Bravo. Allora, con l'allopurinolo sta accettando perché si tappano, eh? Sì. E fanno i calfoli un problemone. Sì, sì, già me l'aveva detto, io avevo bloccato, avevo fatto tutto il periodo dopo 3 mesi dalla fine del glucandime, avevo bloccato l'allopurinolo. Quindi gli avevo dato il domperidone. Adesso, portandolo a controllo, mi aveva detto di dare l'esguard e di dare ancora il l'allopurinolo. Quindi le mando le analisi. E mandamele sul Messenger che te le guardo, va bene? Poi domani. Va benissimo. Va bene, Renzo. Un bacione. Allora, Elisa e Giulia, e poi si va a letto. Tranne che non c'è uno storico che c'ha una domanda, che lo storico ha la precedenza. Allora, Elisa, dimmi. Dottore, a proposito di funghi, io ho sentito sempre parlare benissimo e tantissimo del reishi, che si vende anche sotto forma di spore, che sarebbe la parte più importante del fungo, no, più prezioso del fungo a livello di proprietà. Cosa ne sappiamo? Allora, su queste cose lo dobbiamo chiedere a Michela, perché lei sta studiando, che se ne è appassionata in modo particolare. Glielo chiesi. E che ti disse? Mi disse che del reishi si sa bene, si sa che fa funzionare meglio i reni, insomma, aiuta molto i reni. Bravo, nel caso di... Per il resto si allora, preferiva che... quello che stiamo usando noi. Bravo, esiste il fungo, il reishi esiste come farmaco veterinario per la leishmania, ma a prove fatte funziona meglio l'NK. Però invece il reishi funziona meglio sui reni. Nel caso di insufficienza renale. Io però non ho avuto modo di, vorrei provarli insieme, ma non ho avuto modo di provarle, perché comunque, come si dice, strada, cavallo vincente non si cambia. Non abbiamo voluto provare a fare il cambio, perché prima di venire fuori l'NK utilizzavamo il Dileishi, che è il Reishi. Il Dileishi è il Reishi? Sì, cioè con le bustine gel? Bravo, ma non riuscivamo ad avere la stessa forza. Però, dottore, ci sono proprio le spore di Reishi. Io sono stata tentata. Vabbè, ma il tuo non ha insufficienza renale da leishmania. Cioè, vai con la strada che conosciamo, non cambiare strada. No, chi cambia? Se no, poi non saprei darti le spiegazioni. Magari ora dacci il tempo, tanto io ancora sono giovane, in altri 20 anni ci dovrò studiare, no? Come minimo. Poi faremo tante prove e ti dirò se cambia qualcosa, anche perché considera che ogni anno modifichiamo, cambiamo, aggiungiamo, perché ci rendiamo... Allora, considera che quando facciamo la consulenza, noi apprendiamo tanto anche da voi, perché studiando quello che fate... Molto spesso andiamo a scoprire delle cose che io non so e che vedo, ma in effetti hanno dato questo, ha migliorato, il programma è cambiato, e a mano apprendiamo anche dall'esperienza di tanti altri colleghi. Quindi nessuno vieta che fra qualche anno ti dirò di utilizzare qualcosa diversa, non con questo cane, ma con un altro, che tu adotterai dal sud per tirarlo fuori dai problemi, non che ti capi. Certo. Dottore, a proposito dell'olio di Nigella, io volevo... riconfermare questa mia sensazione. Allora, io me lo sono andato a studiare e secondo me toglie il prurito. Secondo me questo infatti lo proverò. Uno dei primi cani in cui lo proverò è il mio, che è atopico,
Secondo me l'olio di nigella potrebbe bloccare i sintomi delle allergie. L'olio? L'olio di nigella, l'olio di cumino nero, giusto? Sì. È un olio che ci sono degli studi in medicina umana che sembra mitigare le risposte anomale del sistema immunitario. E c'è anche, sembra, un'azione contro la leishmania. Però quella che mi ha incuriosito di più è l'azione antipruriginosa per le dermatiti. Ah. Questa sarà perché considera che non abbiamo mai visto tanti cani con l'allergia come in questi anni. Quindi probabilmente sarà una delle prove che dovremo fare a breve, per vogliere, anche perché il dosaggio è veramente basso. Ne servono poche gocce. Sì, parliamo di 10 gocce, quindi è una cosa che ho già in programma e in agenda da provare. Ma quello che mi interessava, vabbè, al di là del prurito, perché lui c'è stato un periodo che si grattava tantissimo, infatti gli avevano dato le idrolizzate a vita, perché pensavano fosse un cane, e poi io le buttai. A me interessa l'effetto repellente, perché se così fosse, così come hanno scritto nella descrizione, sarebbe interessante. Dovremmo provare, se fa odore di indiano, poi il cane. Ma si possono chiedere gli studi, i riferimenti scientifici? Il problema li devi cercare in inglese. No, vabbè. Basta, ormai Google ti permette di cercarli, basta che tu scrivi quello che vuoi cercare in inglese e accanto ci metti la parola PubMed, che è pubblicazioni mediche. Ok. Escono tutti gli articoli. Vabbè, chiederò. Le devi andare a tradurre. Noi abbiamo l'abbonamento alle riviste, nel senso che tramite tramite l'abbonamento ci possiamo tirare fuori le riviste, non di tutti, ma di una buona percentuale riusciamo a tirarli fuori. Però no, io dico una cosa, loro vendono questo prodotto, dicono, io non ne sapevo niente di tutte le proprietà dell'olio di nigella che poi lei ha documentato attraverso quel post in cui ha messo il tag a me, no? Io sapevo che l'olio di nigella serve per creare questo effetto, questa puzza sull'epidermide del cane, che crea poi l'effetto di repellenza, sarebbe un'ottima cosa. E sarebbe da provare, io direi che lo dai a Mimmo e poi lo fai dormire in giardino. Se ti dice che non si è grattato tutta la notte funziona, no? Come facciamo a chiederlo al cane? È un problema. No, vorrei chiederlo a chi vende questo olio, cioè perché hanno scritto quelle cose? Hanno dei riferimenti scientifici o le scrivono così? No, cose? Ci saranno i riferimenti, dobbiamo soltanto cercarli, ma magari tu quando hai tempo ti metti a cercarli, perché ci sono gli studi. Noi per esempio l'olio di neem l'abbiamo trovato tramite gli studi, cioè perché ci sono proprio gli studi su questo. Sì, l'ho visto, sì. Quindi dacci un'occhiata, magari poi, ora no perché siamo troppo carichi, appena sono un po' più libero magari ci sentiamo e li cerchiamo insieme. Vabbè, ok. Bene. Allora ragazzi, l'ultimo è Giulia e poi ce ne andiamo a letto, sono le 22:14. Giulia, dimmi. Sì, scusa. Allora, appunto, come dicevamo pure oggi per Nova, appunto positiva la Lucrezia, mentre quell'altra invece no. A questo punto mi chiedo, prima di iniziare anche l'antibiotico, posso darle i funghi per incominciare appunto a riattivarle il sistema immunitario? Ma lo dovrai trattare, la Lucrezia la dovrai trattare. Anche perché a trattare sì, quello sì. Lo dovrei fare insieme, comunque tanto, quando vai alla Tuscolana a fare gli esami? No, mi hai dato il lieto di ostia io ci andrei anche domani. Adesso domani chiamo e velocemente tanto ci mettiamo in moto, anche perché tu comunque hai avuto l'episodio di perdita di sangue dal naso, quindi dobbiamo metterci in moto, faremo tutto insieme, ma si parla al massimo di una settimana. Sì, ok, perfetto. Okay. Va bene, grazie, scusa. Allora ragazzi, ce ne andiamo a letto, speriamo che è registrato così domani lo mettiamo in online. Barbara Sartoni, un bacione. Rosi, poi domani ci sentiamo che mi racconti cosa abbiamo fatto per quel linfonodo, va bene? Allora ragazzi, vi mando un bacionissimo e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi. Grazie dottore. Ciao, buonanotte. Buonasera. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti.